20 kg di cavatelli con il sugo delle costolette di maiale, 12 kg di salsicce, quantità indefinite di pecorini, caciotti di latte vaccino, guanciale, pancetta arrotolata, fiocchi di prosciutto, fior di latte, 55 litri di vino rosso, risultato di un'eccezionale alchimia tra Monte Pulciano e Tintilia Molisana, quantitativi di dolci sufficienti per aprire una pasticceria e un grande falò alimentato da enormi fusti di legna. 120 ospiti. La ricorrenza di Sant'Antonio Abate all'Impilli di Boiano, Stefano Pollutro ogni anno la festeggia così, con la piacevole compagnia di parenti, compari e amici. Classe 1994, ma con un vissuto di almeno il doppio per gli interessi e l'esperienza nel mondo silvopastorale acquisita sin dalla giovane età. Da qui la sua radicata devozione al patrono degli animali e la volontà di rendergli omaggio già dal giorno precedente la ricorrenza, in considerazione che il 17 gennaio nella cittadina molisana vengono accesi due falò a Sant'Antonio Abate. Il fuoco viene acceso la giornata di domani nella chiesa di San Biagio e poi nella borgata di Sant'Antonio Abate in fondo al Biferno. Però è bello mantenere le tradizioni perché purtroppo la tecnologia ci ha allontanato da molte cose e purtroppo siamo stati pure noi, forse non nemmeno noi, non diamo la colpa a noi, ma non vorrei darla nemmeno ai genitori che hanno trascurato il tramandarsi di queste cose. Ebbene, io purtroppo, non so se purtroppo per grazia di Dio, sono cresciuto con molte persone anziane che mi hanno tramandato la passione per gli animali, per la natura, ma soprattutto per l'amicizia. Un giovane ed altri tempi, riconoscente ai nonni che gli hanno tramandato la passione verso le tradizioni, l'impegno di non far disperdere il patrimonio culturale del suo territorio lo distingue nella sua Boiano e quando coinvolge le persone a dargli una mano riscuote sempre il conforto della sua schiera di amici. La prima cosa è la devozione ai santi che ho sempre avuto e la devozione al Signore. Però mi ricorda anche mio nonno di Frosolone che purtroppo è venuto a mancare e lui era molto legato alle tradizioni. Spero di mantenerle e di riuscirle a tramandare anche agli altri nel tempo, ma la vedo un poco difficile. Seguendo il rituale di antica memoria, Don Alessandro Iannetta ha impartito la benedizione agli animali, un momento solenne che ha brevemente interrotto i balli, la musica e i canti della tradizione, eseguiti dal gruppo folcloristico I Guardioli di Guardia Reggia, guidati dalla direzione artistica della docente di canto lirico Maria Emanuele. Io sono non contento, contentissimo che l'amico ci ha invitato e mi ha invitato personalmente, perché per me le tradizioni vengono prima di tutto. Da sempre sostengo che chi non conosce il passato non può vivere il presente, ma soprattutto non può vivere il futuro, perché le tradizioni ci insegnano tantissime cose. Lo stare insieme, oggi purtroppo dobbiamo constatare che i giovani molto spesso non stanno insieme per un motivo molto semplice: i telefonini, internet. Oramai vivono un mondo tutto a parte e noi questa cosa lo dobbiamo sponsorizzare fortemente. La tradizione, le origini hanno un sapore dell'antico e quindi ricordano passati incredibilmente belli. Non a caso Sant'Antonio, Sant'Antonio, l'udemica dell'udemonia, cioè ci ricorda quello che poi è un po' la sostanza, l'aggregazione, ma soprattutto la passione per poter vivere in comunità. 2024 è iniziato l'anno del turismo delle origini, queste sono le origini ed è giusto che la comunità le viva. Si può davvero rassicurare l'anima, ma soprattutto rassicurare la gente per poterla tenere più vicino e accarezzarla e, perché no, vivere insieme una comunità.